9:25, mi sono appena svegliato, ora faccio colazione perché tra una mezz'ora devo andare appunto al campo là per arbitrare la partita di calcio. Ho appena trovato i fischietti e i cartellini che mi impresta mio fratello, perché miei li ho imprestati all'altro mio fratello, i cartellini, e non so dove siano, mentre il fischietto è in casa da qualche parte, ma non pervenuto. Io immagino di avere dei capelli devastati. Adesso mi faccio una buona colazione a base di mele, albicocche e un panietto al formaggio. C'è il formaggio che sta colando nella friggitrice ad aria. Quindi ci metto sotto il tovaglioletto. Ok ragazzi, allora oggi si arbitra, è una vita che non lo faccio, non mi ricordo neanche le regole. Ho ancora le scarpe con l'etichetta, rendiamoci conto. Questo qua, uno, due. Buona fine. Dai, andiamo a fare la foto. Ciao. Bello, ciao. He's the referee, okay, ref, respect the ref, okay, he's volunteering, so when he shouts, okay, respect, stop, respect the ref, okay, otherwise red card. Mamma mia. Vai. Un minuto. C'è stata tanto partita, c'è un livello di atletismo, ragazzi, devo migliorare, io lo faccio tutti i giorni, si vede che ho il fisico. Io sì, loro è meglio se... Ma racconta un po' che partita è, che torneo è. È il torneo della scuola italiana, il Community Center, è il progetto dove lavoro io. Sono ragazzi stranieri, qua accolti a Verona, insegniamo l'italiano. Vero che l'abbiamo imparato l'italiano? Sì. Vedi? Ecco. E poi facciamo la partita di fine anno. Ti piace? Ti piace, sì. Facciamo la partita. Ti è piaciuto? Ti piace? Mi piace molto. E il corso? Il corso anche sto imparando molto bene. Dica bravo. È bravo. Ma che ti chiami? Io chiamo Ibrahim, vengo dal Guinea. Ah, da quanto sei qua? Sono qui da un anno quasi. Beh, parli bene, complimenti. Sì, grazie. Meglio di Jacopo da Verona. Dai, andiamo in campo. È un po' indisciplinati, però vabbè, si incastrano da soli. Comunque ragazzi, sto ignorando un sacco di regole arbitrali, perché qua bisogna tarare in base al pubblico e ai giocatori. Mamma mia. Dai che lo fa. Passagliela. Un po' incazzato, tira. Oh, dai. 3-1. Facciamole bene le battute, ragazzi. Falla bene. Comunque ragazzi, siamo Forte Sofia Verona, stiamo supportando un'associazione veronese e volevi un pochino parlarne di cosa fa, qualcosa? Ma volentieri. E beh, siamo un'associazione che... Facciamo così. No, tienilo come fosse... Dai, siamo un'associazione One Bridge Two Domeni, che formerly non come One Bridge Two Domeni, adesso si chiama One Bridge Two. E lavoriamo nei Balcani da diversi anni, da 8 anni, e anche qua a Verona abbiamo un progetto da 2. Oggi abbiamo fatto la giornata di partita di calcio con i studenti della scuola di italiano del progetto che abbiamo qui a Verona. Adesso siamo a Forte Sofia perché c'è il festival della giornata mondiale del rifugiato oggi e poi da mercoledì 19 a domenica 23. E il forte allestito, e facciamo questo momento tra di noi, anche di consegna adesso degli attestati dei ragazzi che hanno frequentato la scuola italiano, che è sempre un po' uno strumento importante per l'integrazione, la ricerca lavoro. Finale bloccata sullo 0-0 e arbitraggio impeccabile, anche se si è scaldata una certa la... si è scaldata. Interventi, ma quando c'è la grinta e la voglia di vincere
però poi dopo dai, tutti amici e... No, è stata una bella mattinata. Spingevano i ragazzi, spingevano. Spingevano. No, no, beh, ma un momento anche di svago, di libertà, di lasciare da parte i problemi, di stare insieme, insomma. Anche perché occasioni del genere o le riusciamo a organizzare, a volte è un po' difficile, no? Così tanti, farle in autonomia. Però no, no, siamo contenti. Ci sta. Bene ragazzi, quindi se siete veronese, in questi giorni venite a fare un salto, supportate un po' queste associazioni locali per un bene. Mamma mia ragazzi, che giornata oggi. Allora, arbitraggio fatto, e poi dopo di quello ci ha dato lì al forte, come avete visto. Dopo sono andato nel campo della mia migliore amica, che le ho dato una mano a bruciare un po' di piante e sistemare anche la recinzione per... sistemare la recinzione per le tartarughe, che ha tipo 6-7 tartarughe. Adesso cosa faccio? Sistemo tutto questo, mi faccio la doccia, poi esco, vado fuori a mangiare e ritorniamo lì al forte, perché stasera c'è la partita dell'Italia, quindi non ce la perdiamo. Insomma ragazzi, questa è la situazione, adesso devo sistemare, noi ci vediamo dopo. Comunque in tutto questo ragazzi, stamattina io ho arbitrato la partita, però è durato 3 ore, perché erano 6 tempi, 1000 cose, quindi sono le gambe abbastanza stanche. Però compenso, perché non ho fatto palestra, mi sono anche abbronzato oggi, cioè guarda che roba. E non ho fatto palestra in sti giorni, quindi, a parte vabbè mercoledì, 3 giorni fa, ma se no per il resto queste settimane sono abbastanza asciutte. Però ragazzi, il tempo è quello che è, non me lo invento. E letteralmente non ho mai tempo per me stesso, non ho mai tempo per, che ne so, guardarmi un film, leggermi un libro, sistemarmi, fare cose, cioè no, non ho mai tempo. Che ci devo fare? Assolutamente niente. Si va avanti ragazzi, si va avanti. E quindi così ragazzi, la vita. Adesso con calma inizio a sistemare un po' tutto. Queste robe qua, videocamera, cavetti. Ti fa molto ridere, perché ho avuto il pelo del gatto qua tutto il giorno. Adesso l'ho lasciato nel motorino, giusto ora c'è un vento, dove sarebbe stato utile magari averlo. Quindi non ho idea se si senta qualcosa o meno. Vabbè, speriamo. Con il tramonto qua sopra Verona, lì abbiamo la Torre dei Lamberti, per capirci, quindi in centro, Piazza Erbe, e questo è Borgo Trento, Val d'Onega, e lago di là dove eravamo noi, e qua su c'è una piccola piattaforma dove si potrebbe salire, infatti adesso mi sa che ci vado, i miei capelli, sempre peggio. Ecco qua, saliamo. Siamo alla cima. Tra un po' inizierà la partita dell'Italia, infatti hanno allestito anche appunto il maxi schermo qua sotto. Io ragazzi trovo molto affascinante che basta farsi 2 passi e finisci in posti del genere. Vabbè, torniamo giù. Cos'è che c'è qua? Beh, una mostra. Ti chiediamo di mantenere il silenzio, vabbè. Va bene, tutti questi avranno un significato, penso che siano dei ragazzi che ho arbitrato oggi, tipo qua c'è la playstation. Ah, e qua c'è un Lorenzo Silvatico, sempre con i suoi capelli inopportuni, vabbè, usciamo. Bene, proviamo questa roba un po' etnica col couscous. Ecco signori, ci stiamo guardando la partita dell'Italia, qua sul maxi schermo, ma... Comunque ragazzi, questo è il forte alla fine, tra una cosa e l'altra non so neanche se ve l'ho fatto vedere da qua giù, c'è un pochino di gente, ma oramai la festa è bella che è finita, la partita un po' così, un po' colà. Più che altro sapete cosa? C'era un vento, un freddo, tutto abbastanza allucinante, un vento assurdo. Comunque ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale e ditemi cosa ne pensate di questo, dei video e quant'altro, e
cosa ne pensate. E noi adesso proseguiamo in queste stradine imbucate, mamma mia, e vediamo un po' dove ci porteranno.